Dal Teatro delle Vittorie a Roma, io, Gino Bramieri, presento per la prima volta alla televisione italiana Grace Kelly, Ranieri di Monaco, Barbara Streisand e Richard Burton. Allo, 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 ci colleghiamo con Monte Carlo, dove pare che Ranieri e Grace Kelly abbiano finalmente quagliato il loro duetto d'operetta. È così, Ranieri? Veramente no. Come no? Niente operetta? I nostri consulenti ci hanno comunicato improvvisamente che l'operetta è tramontata. Avremmo deciso di passare alla musica... moderna. Sì. Più fresca. La barca. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va. Lasciala andare, nuova, mi sembra rivoluzionaria. Calava un po' però, signora, fresca. Beh, comunque, in attesa di collegarci la prossima settimana, sentiamo adesso Barbara Streisand. Barbara Streisand, allora Barbara, cosa fai? Vieni, Ti aspettiamo qui. La tua trasmissione mi fa paura, caro Gino, perché potrei compromettere la mia carriera, capisci? Ma no, qui c'è solo la Cinquetti e la Zanicchi. Sì, e Lorietta Berti dove la metti? Ma se l'avete tutti con la Berti, non avrò mica paura della Lorietta, scusa. L'idea del confronto con la Berti mi fa già sudare. Ma no, va là. Orietto io. La miseria, un'impuntatura così non ero mica preparato io. Comunque ci penseremo. Intanto colleghiamoci con Richard Burton. Richard Burton. Allora, Riccardo, vieni o no, Riccardo. Io verrei volentieri, Gino, per la stima che ho per te. Grazie, caro. Ma da quando sei dimagrito, tu fai impazzire tutte le donne, fra le quali anche Liz, mia moglie. Se io venissi al Delle Vittorie, lei mi seguirebbe. Beh, porta, porca voi. Vedendoti, si sa come vanno a finire queste cose. Io non posso venire per salvare il mio matrimonio. Ti capisco, Riccardo, ti capisco. Vabbè, non ne va dritta una, Anche stavolta niente Grace Kelly e Ranieri di Monaco, niente Barbara Streisand e niente Richard Burton. In sostituzione, vogliate gradire? Sei d'accordo? Thank you.
amici, eccoci qua. Avete già visto che il mio ingresso è accompagnato da immagini legate all'argomento delle quattro chiacchiere che vorrei fare con voi. Il calcio, sì signori, il calcio in Italia è un fenomeno importantissimo, è un fatto di costume. Io poi penso che il sabato sia il giorno giusto per parlare di calcio. Il sabato noi italiani siamo ancora abbastanza distaccati, obiettivi. Siamo nel clima di un... a me un pareggio mi starebbe anche bene, ecco. E domani invece no, domani diventeremo tifosi e certe cose non potremo dirle. Oggi sì, oggi abbiamo il self-control. La flemma degli inglesi, come si conviene del resto degli appassionati di uno sport che ha la sua culla appunto in Inghilterra. E a sabato gli sportivi italiani sono tutti un po', diciamo, inglesi, flemmatici, distaccati, composti. Ecco, per esempio, noi stasera abbiamo qui un gruppo di tifosi laziali e romanisti, beh, tifosi, diciamo, proprio no, ecco, simpatizzanti, chiamiamoli così, estimatori, persone del luogo che abbiamo invitato per un piccolo e civile dibattito. Eccoli qua! Eccoli qui, inglesi, vero? I do you do? How are you? Ecco qua, oh, vi vedo in una tenuta stranamente sobria. Dopo dove andate? Andate all'opera? Andate a Nike? E lei così? È in mutanda addirittura. Dove va lei dopo? Al circo della cazza per fare un bridge, eh? Comunque congratulations. E adesso parliamo con distacco di queste due squadre simpatiche romane, eh? Guarda qua, un lord, grazie, Alec Guinness, e mi ride, ride, ah, lui è un baronetto, a Milano direbbero barbonetto, ecco. Ecco, vedete, questa è l'immagine creata da certa stampa, da certo cronismo sportivo, cinematografico e televisivo, tutto falso, sì, come falsi sono questi signori, sì, questi infatti sono le comparse della televisione che qui venuti a fare i falsi tifosi per questo falso dibattito sportivo. I veri tifosi, ve li presento adesso, sono là, eccoli qua, ecco, questi sono i tifosi dei popolari, quelli che non si vedono mai, ecco, vedete, questi sono i veri sportivi, quelli che affollano gli stadi, non è che non sostengono la loro squadra, ma lo fanno con un garbo e una tale compostezza per cui le telecamere e le cineprese non li inquadrano mai. Romanisti, vero? Certo, dottor, che si vede? E no, si sente pure, ecco qua con la coccarda, ecco. Volete far sentire come incitate la vostra squadra? Troviamo i tifosi laziali. Delizioso, delizioso. Ma allora voi direte, ma quegli episodi di teppismo sportivo, sì, quelli che abbiamo visto nella televisione, che abbiamo letto sui giornali, nei cinegiornali, equivoci signori, speculazione, malafede, noi questa sera vi faremo vedere come andarono veramente le cose, perché è l'audio che manca, è falso il significato di queste immagini. Oh, nel filmato che state vedendo appaiono anche alcuni protagonisti che sono qui in studio con noi stasera. Io mi sono fatto dire da loro come sono andate effettivamente le cose. Per esempio qui, non mi ingannino le immagini, loro mi dicevano che non avevano nessuna intenzione di invadere il campo. Essendo caduto il pallone nel fossato, questi due gentili signori volevano solo accelerare il recupero della palla per far riprendere in fretta il gioco, ecco. E difatti si avvicinano il giocatore avversario all'arbitro per avvertirgli che la palla non l'hanno trovata. Non l'abbiamo trovata la palla, abbiamo cercato dappertutto, ecco. Anche questo signore lo sta dicendo e si capisce chiaramente dal movimento della bocca che sta dicendo l'arbitro di questo mancato ritrovamento. La palla non c'è, signore arbitro, dottore, non si trova, ecco, vedete, sta mimando la sfericità appunto della palla. La palla è rotonda, ma non c'è, ecco, forse perché è rotonda, è rotolata via.
con i suoi bravi pallini neri sopra il bianco del cuoio della palla che è sempre rotonda. E quest'altro qui, questo cosa dice? Mi congratulo vivamente per recepire le direzioni di gara. Se ne fossero gli arbitri come lei, e poi andiamo a cercarle all'estero. Vabbè, effettivamente sembra che dica altre cose, ma il fatto è che il signore parla più fretta di me. Se rivediamo al rallentatore tutto è tutto più chiaro. Ecco, mi congratulo vivamente per le ineccepibili direzioni di gara. Oh, ce ne fossero di arbitri come lei, dottore. Complimenti, anzi scusi, è dovere alla sua signora. Tanto carina, tanto... Bravo, bravo! Altro che andare a cercare gli arbitri dall'estero, ma dove li troviamo? Meglio di lei. Ecco, visto? Ecco, adesso ci stava tutto. Oh, adesso spieghiamo una volta per tutte l'episodio che tanto ha fatto parlare i giornali. Oh, questo signore che corre verso l'arbitro non ha nessuna intenzione bellicosa. No, vuole solo esternare la sua ammirazione, devozione, riconoscenza. E come lo fa? Nella maniera più gentile, più antica, con un baciamano. Ecco. Rivediamo per favore, ecco. Va, guarda qui, va. Ah, che bello, un piccolo bacio senza malizia. Tanto che lo stesso arbitro è commosso da questo bacetto così spontaneo, questo gesto. Va, sembra quasi che pianga. E in questo pianto c'è dentro tutto commozione, modesta retrosia. Pare che dicano, no, giovanotto, perché non è il caso. Ecco, in fondo cosa ho fatto? Ho fatto solo il mio dovere di cittadino e di arbitro. Comunque presenterò i suoi ossequi alla mia signora, grazie, ben gentile. E oggi, a campionato quasi concluso, a passioni sopite, possiamo affermare come andarono effettivamente le cose, su questo come su altri campi. Sì, signori, basta con le calunnie, siamo un popolo di sportivi, gente obiettiva al punto tale che quando io, interista, povero interista deluso, affermo che con il probabile ritorno di Herrera l'Inter potrà ritornare ai fasti mondiali, non succede niente, è il vero obiettivo pubblico romano, non potrà che convenire con me che la nuova Inter di Herrera sarà la squadra guida del futuro. Perciò, al Teatro delle Vittorie in Roma, per la nuova Inter del Mago, hip, hip, hip! Ci deve essere un disturbo audio, eh? No, sto hip, hip, hip e mica è venuto bene. Io lo rifarei, eh? Vogliamo? Allora, per la nuova Inter del Mago, hip, hip, hip! Non ho capito se è per me, se è per l'Inter o per il Mago. Comunque io eseguo. I should be in this position.
Lasceremo mai, mai, mai. Scusa, scusa Marcello. Guarda quello lì. Guarda lo sguardo. L'occhio innettato di sangue. Guarda che roba. Geloso e goloso anche. È geloso che sono qui con la falana, Quanto di più esotico posso offrire la radio televisione italiana dopo naturalmente Demetro Volcic. Sì, lo so che mi invidiate voi in Italia, da Domodossola alla Ragusa. Lì tutti, il Bramieri fa il duetto con la falana, io sono qui con mia moglie. Scusa, non per te. Lo so. Adesso che vogliamo fare un duetto di gruppo. Io per la verità ci avrei anche pensato, Infatti se avete notato sulle poltrone, su questi fagotti qui, questi sacchi, dove stanno seduti in precaria condizione di equilibrio, alcuni volontari, ci sono dei fogliettini con le parole del duetto. Guarda, già, l'avete trovate? Cosa... Io lo farei con voi un duetto corale qui. Ma dico, ma ve la sentite? Sì! Figurati se no. Vabbè, allora io mi reggo il moccolo, il microfono, Siamo pronti? De Martino, batto 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando mi dici così. Bravo, Lore! Ma aggredito, sta calmo! Ma è un duetto d'amore, mica il Decamerone questo qui! Tia, ma come spiglio! Buono, buono, buono! Con le mani dietro, così, tranquillo, con la barba Federico Barbarossa, anche no! Da capo, va bene! Quando mi dici così... Ti amo! A me, siamo maschi, oh! Io ti rispondo così... Ba. Ti amo! Fatto! Calma! E toccava mica lei, aspetta il suo turno, senti! Bella mia, zero, bene! Da capo, scusa! Ma che no, manda anche il pacchetto, io! Quando mi dici così! Ti amo! Io ti rispondo così! Ah, che carino!
quando ci vogliamo bene. Sono in 18, guarda che roba. Non ci lasceremo mai. Mai. Tutte le volte che tu va. Sorridi. Oh, calma. Come ha detto, scusi? Sorridi, senti. Sorridi? Costonato. Ma no, non ha suonato. Sorridi con una R, con due R, sorridi. E allora è plurale. Tutte le volte che tu sorridi. 5 R sto. Io ti amo sempre di più. Dammi un bacio presto, a tenersi alle parole, attento, non resisto, e se questo non è amore, dimmi un più. Cos'è? Quando mi dici così, va, ma ti amo, io ti rispondo così, va. Ti amo quando ci dici così. Ti amo. Noi rispondiamo così. Tutti! Thank you.
estrazione scenetta o sketch in inglese. Sketch. Ah, che vuoi, parlo anche in inglese. La clinica 1967. Hai visto mai? Aia mamma, aia mamma, aia che male, aia. Si vede? Si vede, sì, ah. Ma non c'è retta da ridere. Ridere perché non c'era lei. Ma io non capisco, un'ulcera così in Germania, con un po' di regime e in un anno e anche di meno, sparisce da solo, sì. Se ne va, sì. Non c'è proprio bisogno di farsi un'operazione. In Germania forse, ma guardi, io invece me la voglio togliere subito dai piedi, dallo stomaco meglio. Ma lei è esagerato. Aia mamma, aia. Che un'ulcera così da ridere, le ha scomodate niente di meno che Sant'Andrea Pratolini Bocco. Ho mica chiamato tutti sti dottori, a me ne basta uno di medico che mi taglia e basta. Aia mamma che male. Ma è sempre uno, è sempre lui. E se li può permettere il nome? Capirai, soprattutto per le tasse. Vuoi guadagnare per tre e pagare per uno un bel drino col professore lì. Aia mamma, aia. Cos'è? L'uceretta che ride, si vede che si diverte di dentro. Aia che male. Aia, aia. Senta, quando è che mi visita sto dottore allora? Ma non c'è bisogno, lui ha già visto la radiografia. Aia, aia. In Germania non si fa nemmeno l'anestesia. Una calunata via in via, sta Germania. Una cosettina così si opera ad occhi chiusi. Cosa? Occhi chiusi. Ma sì, si fa per modo di dire, ah, no? Male. Le l'ho detto. Aia mamma, aia mamma, aia, 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 aia. Ma che sei? Luceretta, mi fa male, oh, mi fa male Luceretta qui. Ma sa che lei è proprio coraggioso? Perché? Ma sì, un'operazione è sempre un'operazione. Lo so. È pericoloso, si può anche morire. Certo. Non si sa mai come può reagire l'organismo. L'organismus. Speriamo che reagisca bene l'organismo. Se fosse lei, io l'operazione non me la farei. No, no, invece io me la voglio fare e subito anche. Ai, 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 che male. Ai, ai, che male. Mi taglio subito per l'operazione. Ma perché tutta questa fretta? Perché? Perché io per amore butto all'aria tutta il banda! Sono innamorato, sono innamorato! Oh, come sono innamorato? Come? Sono innamorato di una donna fantastica, meravigliosa, bellissima! Una donna di alto bordo, lei capirà? Bene, questa è una donna abituata a frequentare la donna mondana, capisce? Whisky, champagne, vodka, caviale. Ora io mica posso invitarla a Chez Maxim, ordinare dello champagne per lei e del bicarbonato di sola per me, capisce? È imbarazzante. E perché no? Se questa donna le vuole bene? Sì, mi vuole bene, d'accordo, ma però lei capisce che certo sì, ci sono dei momenti in cui un'ulcera dà fastidio, ecco. Metta che sono lì tête a tête con lei. Amore, amore mio, contessa, io vi amo da impazzire. Oh, contessa, come? L'ulcera, mamma, che male. No. Meglio toglierla e non parlarne più. È contessa? Sì, è contessa. Ai, 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 che male. E come si chiama? Non lo so. Ah, capisco. Lei è un perfetto gentiluomo. No, io sono un perfetto cretino, ya. Sì. Perché più di un mese che la conosco non so neanche come si chiama e sarà forse questo mistero che mi fa impazzire per lei, spasi male, divento matto, bruta! Ma lo chiamerà pure in qualche modo. Ma lei vuole che io la chiamo Lady X. Bello. Sì, sta un po' di detersivo, Sì. Io metto Lady X nella mia lavatrice, sarà forse per via di quei granelli blu che ha nel sangue, capisce? È bella? Bella. Bella no. Non è bella? È fantastica, meravigliosa, bellissima, capelli neri, occhi neri, occhiali neri, sempre vestita di nero, non so, per me è lutto quella lì. Ma lei è innamorato pazzo? Oh, pazzo, pazzo è niente, guardi, ce l'ho sulla pelle, la vuol vedere? Sì, ha una fotografia? No, ho un tatuaggio, guardi che meraviglia, guardi, me l'ha fatta Schiltian, ci ha messo 2 mesi per farmela, un male boia, però sono così felice di aver sofferto per lei. Ma è pazzesco, ah, è sì. Incredibile. Sì. Cosa incredibile. Sì. Io questa donna la conosco. Oddio, chi è? Mi dica, come si chiama? Ornella. Ornella, Ornella, Ornella. Che nome meraviglioso. E il cognome?
Ghislanzoni. Ghislanzoni. Ornella Ghislanzoni. Ornella Ghislanzoni in Sant'Andrea Pratolini Bo. Ah, quanti nomi, infatti è nobile, ha tanti nomi. Sì, ed è anche la mogliettina del chirurgo che la devo operare fra 5 minuti. Ma sei sicura? Sì, ed è anche un uomo estremamente geloso. Oh mamma, che male. Un violento, insomma. Ah sì? Sì, a vedere non sembra, però è capace di fare qualsiasi cosa quando si tratta della sua mogliettina. E io che razza di cretino che sono, me la son fatta tatuare dal Cinzia. Ma lei ha mica una raspa, un po' di carta vetrata, un po' di varichino, un po' di acquaraggia. Guardi, io vado, io mi faccio operare in un'altra clinica, sa? E dove va? E lei l'ammalato? No, io sono l'uomo delle pulizie. E dov'è la radiografia? Quale radiografia? Radiografia della sua ulcera. Io non ho neanche l'ulcera. Non c'ho la radiografia. No, non c'è la radiografia. Ma come non c'è? Non c'è, non me l'ha neanche consegnata. Ma come c'era qui? Non ha importanza, non ha importanza. La conosco a memoria, è una cosetta da niente. Una cosetta da ridere. No, professore. Guardi che non c'è mica tanto da ridere. Lo so, ma se lei mi fa il solletico mi viene da ridere. Guardi, poi non mi faccio più operare, ecco. Non mi dirà che le manca il coraggio. No, mi mancano i soldi, ecco. Per questo non si preoccupi, me la pagherà quando potrà, un po' per volte. Se mi faccia dare una guardatina, si spogli. No. Ma perché no? Perché no? Mi vergogno. Ma non faccia il bambino, un'operazione da ridere. Ma qui ridono tutti con sta orsa, no? Operazione, so, per operazione. Ci può andare di mezzo anche la vita in Germania, sa? Poi non si sa mai come può reagire l'organismo. E soprattutto come può reagire lui. Che cosa ha detto? Aia mamma, ho detto, aia che male che mi fa. Capite? L'emozione. L'emozione può provocare uno shock. Capisce? Che io capisco. E poi, non solo. Aia mamma, aia. Anche un'emozione piacevole, che posso dire, non so, la vista di una bella donna. No, non c'è pericolo, guardi. Per me bacco, tabacco e cenere. Venere, niente. Aia mamma. Fa bene, perché le donne possono dare delle preoccupazioni. Se donna dice danno. Se poi. Se poi le donne sono belle, allora poi subentra la gelosia. Una roba. Guardi, io le confesserò una cosa. Sì, sì. Io! Ah! Io un chirurgo! Sì! Un uomo votato per salvare le vite altrui! Sì! Io non esiterei un attimo a far fuori un rivale! Non è ridicolo? Non è ridicolo? No, per niente. Se crede, sì, è ridicolo. E lei è intelligente? Sì, sono intelligente. Si spogli? No. Ma perché no? No, è perché c'ho freddo, ecco, c'è la corrente qua. Se tutte le finestre sono chiuse. Ci sono aperto qualche armadio, lo chiuda, poi vediamo. Ho capito. Lei è preso dal solito panico preoperatorio. Sì, preoperatorio. Facciamo una bella iniezione, così si rilassa, si addormenta, e io la visito. Poi la opero e quando lei si sveglia... Sono morto. Non vorrà mettere in dubbio la mia abilità, vero? Ma no, per carità. Perché io un'ulceretta come la sua, io la opero a occhi chiusi. Ecco, bravo. Se lei la opera a occhi chiusi mi faccio operare subito. Va bene, professore. Per gentilezza, ecco. Guardi, non mi faccia perdere del tempo, perché ho un altro intervento importante dopo di lei, una signora. Ah, prima le signore allora, eh? Ah, perché ha un po' di cavalleria ci vuole. Poi senta, professore, scusi, adesso non è per adularla, per sviolinarla, ma dico, un luminare della scienza come lei che si mette a operare un'ulceretta ridicola che fa ridere come questa qui, diciamo, questa è roba da assistenti. C'è mica sotto mano un meccanico, non so, un idraulico, qualcuno. Insomma, basta! Sì, basta, sì. E mi faccia vedere! Ma questa è... Sue mani, mi perdono! Mi perdono, non avrei mai immaginato che fosse sua moglie. Io se avessi saputo, avrei potuto anche spegnere questa fiamma d'amore. In una fabbrica di estintori, mi mettevo un estintore in bocca e soffocavo tutto. Mi perdono. Basta! Sì, signore. Non è mia moglie. È la sua sorella gemella. L'ho riconosciuta dai 2 nei che ha sulla guancia. Allora? Oh, gli affari di mia cognata a me
Non interessa. No, dico, allora, professore, lei mi opera anche a occhi aperti, vero? No, guardi, per me adesso si è fatto tardi, sa cosa facciamo? Le mando il mio assistente. No, scusi, professore, ma il suo assistente è bravo, sì, vero? Sì, è bravissimo. Ecco, ecco. No, no, perché io pago, eh. Ma se non hai soldi. Sì, ma li ho trovati, erano nel calzino. Adesso le mando l'assistente. Grazie, professore. Arrivederci. Arrivederci, professore. Grazie. Grazie, Pino. Oh, mamma. E l'ulcera? Ma che ulcera, lo spavento. Meno male che lei si è innamorata della sorella con Inei. No, anche lei con Inei, no. Questa è la moglie del professore. Inei sono miei dalla nascita, ce l'ho sul capezzolino da quando ero piccolino. Capisce che no? Oh, santo. Buongiorno. Oh, buongiorno. Sono l'assistente del professore, sì. Lei l'ammalato? Sì, io sono l'ammalato. Senta, scusi, signor assistente. Lei è bravo, vero? Beh, non sta a me dirlo. E comunque, se la cosa la può tranquillizzare, le dico che sono l'assistente prediletto del professore. Beh. Da 20 anni sono suo assistente. Beh. E per di più sono anche suo parente. Suo parente, bravo. Sì, sono suo cognato. Ho sposato la sorella della moglie. Quella con Inei? Sì, ma come fa a saperlo, scusi? Signorina, è svenuto, provvede immediatamente. No, giri a sinistra e lo porti in sala operatoria. No, si immagina adesso e portalo più fuori. Oh, avrete notato che una delle caratteristiche di questo show è il suo stile formale, elegante, scarno, all'americana. Poi, senza offesa per gli americani, No, diciamo, è uno spettacolo così, come in tutti i grandi spettacoli, c'è a un certo momento una sigla musicale e una voce citatissima che dice il nome dell'ospite. Ecco, sì, cioè, voglio dire, se io a un certo momento dico Vittorio Gassman, ed entra Vittorio Gassman, poi tutto bene, tutto tranquillo. Se poi dico Sammy Davis, Liza Minnelli, non c'è sigla musicale abbastanza importante che tenga per presentare questi ospiti qui. Ma purtroppo qui siamo in Italia e gli ospiti televisivi italiani sono quelli che sono. Per carità, non è che io li voglio sminuire, anzi li rispetto, voglio bene a tutti, ma insomma, se io qui dico Caterina Caselli, viene proprio fuori da Caselli, No, dico, non è che faccio uno scherzo e dico, adesso faccio finta di niente, dico, c'è la Caselli, poi tac, arriva Barbara Streisand. No, arriva proprio la Caselli. Se dico Caselli, è Caselli, con tutto rispetto per la mia amica Caterina. Perciò, voglio dire, a un certo momento gli ospiti italiani vanno più che esaltati, vanno difesi proprio sul piano fisico, ecco. Io sono stato il primo in Italia che ha capito questa cosa qui. Tanto è vero che adesso io vi devo presentare un ospite, e lo presento sotto scorta mia. Sì, sì, qui qualcuno reagisce, deve passare sul mio corpo, va bene? Adesso vado a prendere buoni, calmi, Ospite, sei pronto? Vieni che ti faccio lo scudo io, vieni, nano. Non tremare così che mi rovina anche la giacca, piano, ecco. Così, non aver paura, dai Fifone, sono qua io, cosa tremi? Ecco qua, non ti fa niente per adesso nessuno, sta buono, sta qui dietro di me. Amici, meglio prenderli alla buona, adesso non è il momento di... Amici, voi che siete così bravi, così gentili, voi che non fareste male ad una mosca, che potete capire e perdonare tutto, vi presento Nicola Di Bari! Hai visto? Non è successo niente. Non ho fatto niente, sei ferito? No? No. Ecco Nicola, eccolo qua, il Merckx della canzone italiana. Poi ha vinto canzonissima a Sanremo, è come per un ciclista vincere il Giro d'Italia e il Tour de France, il Merckx. Guardi, ti faccio fare una corsettina qui al Delle Vittorie. Allora, Nicola, fino adesso abbiamo scherzato, ci siamo divertiti, adesso cosa fai? Adesso vorrei cantare seriamente. Ecco, allora è finito il divertimento. Ciao, prego. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare
Tollò e non so suonare, ma suono per te. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. La luna e le stelle, sentivi una mano sfiorare la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, sto sognando, delirando. Grazie, 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 grazie. A questo punto vorrei cantare la mia ultima canzone, Qualche cosa di più. Il cielo blu della notte è soltanto un colore e basta. Per me vuol dire ripensare ad un vecchio dolore vicino. Per te un prato verde vuol dire soltanto sdraiarti. Basta, per me vuol dire emozione al pensiero d'amarti. Per te avere un uomo vuol dire ammazzare la noia e basta, per me avere te vuol dire morir di gioia. Per te chiuder gli occhi vuol dire solo dormire e basta, mentre per me chiuder gli occhi vuol dire ogni volta sognare. Thank you.
per te far l'amore vuol dire far solo l'amore e basta, mentre per me far l'amore con te vuol dire provare qualche cosa di più. Scusate tanto. No, io non vorrei sembrarvi un poco scostumato, vedi? Ma mi sto cercando. Ma che ridi, ma cazzo? Ma che si decide pazzo? Sto cercando la falana, lei di falana. Ehi, la devo avvertire quando vi prego. Il signore sta cacace. Io mi chiamo cacace, allora. Io lo dirò a mio padre che sul suo cognome avete fatto applausi, va bene. Io sono Rosa Cacace di Capri, parente Poppina. Ah, la falana! La falana, quanto è bella la falana, che piacere! Quanto siete bella la falana, quanto... Voi, scusate, io sono un po' emozionata, quanto siete bella. Guarda, scusate il paragone, io facendo un buere, ecco. Io avrei potuto... pure trovare un altro termine di paragone, che so, avrei potuto paragonarmi una sfogliatella, lo babà, ma insomma il boero mi sembrava più appropriato. Donna Paola, voi avete sconvolto Napoli, donna Paola. Napoli, tutti, avete fatto uscire pazzi tutti gli uomini napoletani. Al chiatamone non si dorme più, alla sanità addirittura hanno fatto le barricate, a fuori grotta vi stanno preferendo a Improta Iuliani. Sta falana è fuoco, ecco, voi siete il Vesuvio delle vittorie. E Bramiere in un cratere. Yeah. Nonna Fala, io sono l'attrice, oh, non faccio l'attrice, no, io sono l'attrice di un messaggio, di un... dai, è veramente antipatico, un messaggio per Tenopea, ecco. Io sono la voce del golfo. La voce del golfo. Golfo, adesso non so come si dice, sai come si dice in americano golfo? Pullover. Ah, stessa cosa, che cosa? Una preghiera, donna falana. Ti prego, cantato veramente. Ma io canto sempre. Oh, per carità, lo sai, nessuno lega l'evidenza dei fatti, ma voi cantate in inglese, cantate pure in tedesco. Sì, poco tempo fa vi ho sentito cantare la canzone Madunina, nostalgia di Milan, sono lontano, che era austriaca sta cosa, no? Voi dovete cantare invece la canzone italiana. Cosa devo cantare in italiano? C'è successo, ma avete da scegliere migliaia di canzoni, Strada Anfosa, Catario, Soldato Innamorata, Chiovazze Fundo. Ma potete scegliere quando ne volete. Allora, canto Monasterio Santa Chiara e la dedico a tutti i miei amici napoletani. Bella palla, quanto è bella palla, grazie. Grazie a nome di tutta Napoli, voi siete ancora Napoli, grazie. Io vado con solo amare,
Perché ogni sera penso a Napoli com'era, penso a Napoli com'era. Un danelle cape monte, chi stucore veste schianta, quando sento e di da gente che si è fatto male mente, tu paese ma perché? No, no, è vero, no, non c'è credo, e morro questa Spagna, torna a Napoli, ma cagge fa? Ma fa paura c'è turno. Quando finirò questa trasmissione? Inizieranno le vacanze estive? Beh, le vostre vacanze estive, ma perché io d'estate lavoro. Sì, mi sposto lungo le spiagge di tutta Italia. Rivedrò perciò gli stessi locali, quasi certamente la stessa gente degli anni scorsi. Sicuramente quegli 8-10 tipi fissi di frequentatori che caratterizzano i night. Sì, l'abituale frequentatore di nightclub e di locale notturno ha tre caratteristiche fondamentali: il modo di vestire, il modo di comportarsi e il modo di ballare. Oh, prendiamo in esame il primo gruppo, quello al quale appartiene l'uomo che si sta avviando ai 40 anni, sì, però con grande lentezza, Insomma, il classico marito colpito dall'euforia del Ferragosto e magari vestito da stupido. Oh, tre sono i suoi modi di ballare: da piastrellista, con l'unica donna non accompagnata, priva di corteggiatore ufficiale. Guardalo lì, voi. Pigliacco se si sposta dalla mattonella che ha scelto come campo d'azione, va. E con lei, la donna prigioniera dei 20 centimetri quadrati, gioca di sguardo, guardalo lì, Opera la cosiddetta seduzione oftalmica, la conquista oculistica, lascia che le ciglia parlino per lui. 6.800 lire di aranciata, ma dai, ma cosa ti fanno? Il bagno dell'aranciata, voi altri, dai, va, io lo so, e l'estraio, tre estraio, dico, siete in tre, dovete usare tre estraio, ma se uno è stanco, si mette sul canotto, no, posso mica lavorare tutto l'inverno per mantenervi, se stupidate l'estate, voi altri, che roba, ma sta musica finisce mai, Poi c'è il ballo con l'amica carina della moglie, sì, quella che ha una fama di donna sensibile al corteggiamento, che in quarantenne per farsi notare diventa esibizionista. Poi c'è il tipo abbastanza curioso, il mezza età, quello squallidino, quello che fa solo tre giorni di ferie a Ferragosto, mai abbronzato, al massimo ustionato e paonazzo, e magari anche un po' indietro con la moda,
Uè, questo tipo sa ballare soltanto il valzer e lo balla con qualsiasi ritmo, eh? Permette questo check? Permette questo cha cha cha? E poi in mezza età elegante da sera, capello brizzolato, principio di sciatica, ultimo vessillifero dello smoking, eternamente aggrappato al suo bicchiere di scotch. La beverata guancia a guancia è un fatto atletico, sì, un esercizio da contorsionisti. Ciao Marcello! Marcello De Martino, conosci? Che si chiama Marcello De Martino? È mai sulla televisione! Permetti Marcello, ti presento la Denise! Francese! E di Rimini! Poi Marcello! Senti, ma quella palana lì! Quel bocconcino che è da vicino, eh? Senti, me la saluti, di che la saluta il Cicci! Sì, mi raccomando, non fai brutta figura, eh? Saluta Cicci! Sì, bravo Marcellino, Marcellino! Ciao, ti lascio il whisky per i ragazzi dell'orchestra, eh Marcellino? Marcellino fanno il whisky! Vieni, bella, vieni, vieni! Crediti pure, ti do il permesso! E questo imbecille che fatica come una bestia fingendo di divertirsi e che ha pagato 250.000 lire per andare in quel locale perché quella sera canta eccezionalmente Frank Sinatra, come Sinatra attacca a cantare, lui cosa fa? Gli va sopra con la sua voce, ricantando direttamente nell'orecchio della disgraziata che balla con lui la versione italiana di Strangers in the Night, cioè malissimo. So più che mai, nella notte si ora più che mai, so più che mai nella notte. Pensa, 250.000 euro che voglio cantare, cosa mi dovrebbero dare? 6 miliardi a refrain. E poi se la ragazza si infastidisce, la butta sul brutale. Guardalo, ah, mordicchia l'orecchio fingendo di giocare. So più che mai. E di solito la cosa finisce con il ricovero in ospedale. E ospedale, con la laparotomia per il recupero dell'orecchino che quell'imbecille di mezza età finisce fatalmente per ingoiare. Si è fatto tardi? Per carità, niente riguardi. Se dovete andare, fate pure, eh. È stato un vero piacere. Buonanotte, ragioniere. Buonanotte, ragioniere. Buonanotte, ragioniere. Beh, a tutta l'ora. E tanto segui la sua sciura, eh. Vi ama per favore, non è il caso di stare lì a ringraziare. Buonanotte, cavaliere. Buonanotte, cavaliere. E buonanotte, cavaliere. Ma guarda che ora è! Poi adesso non facciamo che non ci rivediamo per un anno intero, eh? Beh, ritorni per un te. Se vuol telefonarmi è facile trovarmi sempre sull'elenco. Beh,
in bocca al lupo, ah, e di un bacetto pure al pupo. Tante cose care, mi stia bene. Ancora grazie di cuore, buonanotte senatore. Buonanotte cavaliere. Arrivederci ragioniere. Complimenti dottore. Ah, e tanto segue l'assessore, eh. Arrivederci, arrivederci, grazie a tutti. E scusate il disturbo. Ciao. Stretto, tanto stretto, e ricordo come adesso che ti ho detto. Due ubriachi a passeggio, uno dei due va a sbattere continuamente contro i lampioni, po, 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 stanco di prendere le capozzate, si ferma, l'altro fa, allora vieni o no? No, io vengo quando è passato il corteo. Mi tenevi stretto, stretto e mi dicevi, mi dicevi questo è il nostro paradiso. Eravamo proprio viso contro viso quando io t'ho sussurrato all'improvviso. Un cacciatore alla caccia della volpe, spara, pa, la volpe, zazza via, pa, la volpe, zazza via, pa, la volpe, zazza via. Quando fanno così l'ammazzerei. Ore d'ore, guancia a guancia, cuore a cuore. No, non è vero che l'amore c'è chi muore. Ma se fosse che l'amore c'è chi muore, in un soffio sospirando sai che ti direi. Un autista sulle strisce investe uno, pah! Quello si rialza tutto mal conscio. Oh, ma che non ci vedi? Come non ci l'ho preso in pieno? Anche adesso com'è bello stare insieme, ogni volta che ti lascio che fatica. Tu per me sei fidanzata ed anche amica, amorevolmente lascia che ti dica, lascia che ti dica, lascia che ti dica. Cameriere, le cosce di lana? No, cammino così perché ho reumatismi.